copia del deserto dei Tartari di Dino Buzzati apparteneva a mio nonno. A lui piaceva, un po' meno, se devo proprio essere sincera, però è uno di quei romanzi che prima o poi bisogna leggere per capire il Novecento. E quindi riprendiamo. Questo romanzo è famosissimo. Qui è un'edizione Mondadori anni 60, però il romanzo è uscito nel 1940 e narra la parabola di Giovanni Drogo. All'inizio giovane sottufficiale che vede declinare poco a poco la propria esistenza in funzione dell'attesa inutile di una battaglia che probabilmente non avverrà mai. Che quindi consuma la propria giovinezza in un'attesa fine a se stessa, in un certo senso, che non esiterei a definire kafkiana. E infatti qualche eco di Kafka c'è in Buzzati, lo dicono tutti, si sente la sua ispirazione. In fondo, se nel processo di Kafka, che era stato pubblicato postumo nel 25, così giusto per dare un riferimento cronologico, se nel processo di Kafka tutto ruota attorno a un protagonista che è vittima di una serie di meccanismi oscuri che lo fanno considerare colpevole, senza motivo, nel deserto di Buzzati tutto ruota attorno a un militare inviato in un fortino di confine per respingere un eventuale attacco nemico, ma che finisce per diventare una cosa sola con il fortino, accettando di vivere in funzione del sacrificio che quel compito richiede e di un senso del dovere abnorme, un dovere assoluto, difficile da descrivere e difficile da comprendere fino in fondo. La grande differenza tra i due romanzi è che Joseph K. non ha scelta, mentre il giovane Drogo in teoria ce l'avrebbe, potrebbe andarsene da sto benedetto fortino. All'inizio vorrebbe andarsene. Poi però sceglie di restare. A un certo punto se ne va, ma poi torna e alla fine lo mandano via, vecchio, malato. Qui non anticipo il finale, anche se magari lo conoscete già. Comunque, il nulla di questa situazione di attesa presso il fortino è rispecchiata dal nulla fisico che del deserto che il fortino presidia e da cui teoricamente dovrebbe arrivare questo attacco. Questo nulla diventa l'intero mondo di Drogo che non ha più altro nella vita se non l'idea di compiere questo dovere. Una vita che è attesa, attesa e basta, trascorsa ad ascrutare un orizzonte sul quale non si sa se mai si materializzerà nulla. Perché Drogo è affascinato dal deserto? Perché è questo spazio onirico, irreale, dal quale forse un giorno potrebbe spuntare il nemico, che non arriva. Quindi è una specie di eterno ritorno congelato. Adesso non voglio addentrarmi troppo in riflessioni che non mi si addicono più di quel tanto. Una volta Buzzati disse che l'idea per questo romanzo gli era venuta durante le noiose notti in redazione. Lui che tra le altre cose era anche giornalista. Quindi una specie di riflessione sul tempo passato tra incombenze tutto sommato abbastanza inutili, senza scopo, che rischiano di risucchiare e consumare la vita intera per niente. E disse Buzzati che la trasposizione in un mondo militare fantastico gli era venuta subito spontanea. Quindi c'è la notte, no? Un momento di deserto nel quale Buzzati ha colto l'essenza di tante piccole cose ripetitive e sostanzialmente inutili. Ed è in una certa notte, giusto appunto, che Drogo si perde per sempre. Dice qui, disteso sul lettuccio fuori dell'alone del lume a petrolio, mentre fantasticava sulla propria vita, Giovanni Drogo invece fu preso improvvisamente dal sonno. E intanto, proprio quella notte, oh, se l'avesse saputo, forse non avrebbe avuto voglia di dormire, proprio quella notte cominciava per lui l'irreparabile fuga del tempo, pesante. E allora Buzzati crea questo mondo nel quale le regole, l'attesa diventano tutto fine a se stesso. Il senso della vita del povero Drogo è questo, no? Lui è immerso in, ma non partecipe di questa realtà sempre uguale a se stessa, dove lui brucia la sua vita, perché in quell'immobilità diventa immobile anche lui. Non entro nei dettagli del finale perché appunto non lo ricordate, non l'avete mai letto, non mai spoilerare niente e rovinare il gusto della scoperta. Mi verrebbe da dire non leggetelo se siete tristi perché è un romanzo dal finale amaro. Dall'altro invece mi viene da dire, ma forse se uno è triste ne riceve una scossa positiva, di ribellione nei confronti di quella inutile immobilità. E forse è la volta che si tira finalmente insieme, come si suol dire, dipende, vedete voi. Alla prossima storia.